Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta per questo appuntamento con Free Music, anche per questo sabato pomeriggio. Allora, come preannunciato più volte nel corso della trasmissione, ma non solo, siamo pronti per accogliere l'ospite di lusso. Se vi dico El Pam Pam, se vi dico El Tipi Tipitero, è lei. Accogliamo con un grande abbraccio direttamente dalla Costa Rica con furore. Arriva lei, arriva Cecilia Gail. Ciao, buon pomeriggio. Eccomi qui. Come ciao, state? Che piacere. Felicissimo. Felicissimo sono di averti qui felice. All'interno della mia trasmissione su RTM. Come stai, Cecilia? Tutto bene? Bene, sto benissimo. Sono adesso a Catania questa sera. Ah, che bello, bene. Sì, questa sera sarò a Foresta, provincia di Messina, domenica sono a Gravina di Catania. Sei praticamente a poco più di 100 chilometri da dove ci troviamo noi, a Modica, quindi speriamo magari un giorno di averti ancora più vicino nella nostra provincia per ospitarti e per continuare a ballare le tue straordinarie performance. Ma da quanti anni ci fai ballare, Cecilia? Da tanti anni, eh? Da sempre, però dai, sul serio, da 20 anni, quindi bene, con bene. Il pan, pan, quindi ormai sono passati 21 anni, quasi 22 anni, come sì. Vola il tempo. La cosa bella è che io sono rimasta una bimba. Assolutamente sì, perché io curiosando guardavo gli anni che hai, mi ha detto ma non può essere, non ci credo, non ci credo. Non dirli, perché dopo 30 anni non si dice più. No, che sei davvero sei sempre giovane e ci regali sempre tante emozioni. Ma se vogliamo andare un po' alle origini, com'è nata questa tua passione per la musica? Come ti sei avvicinata a questo mondo? Allora, io penso di essere da quando sono stata in grembo della mamma, no? Io ecco. Sapevo che volevo cantare, sono stato sempre affascinato dalla musica. Io onestamente non ho avuto altri obiettivi, io volevo cantare, okay. Sai, non sono stata mai, avevo le idee chiare, non è che dicevo magari voglio fare quello, no, volevo cantare. Era già tutto deciso, ecco. Sì, nonostante la mamma tuttora mi dice, ma sì, ok, va bene, ma che lavoro fai? Io continuo a cantare. Che lavoro fai? Insomma, ci fai cantare, ci fai divertire, ci fai ballare, credo che... Sì, ma io penso che questa è una realtà in tutto il mondo, perché ancora, sai, i musicisti, no? Guarda lo Stato, quando devono tagliare i conti, devono tagliare noi artisti, perché non siamo una categoria seria che lavora, nel senso, quindi è una cosa a livello mondiale, questa idea che i musicisti è un lavoro solamente per divertirsi. Sicuramente sì, però ovviamente tutto questo ti ha portato a farti conoscere ovunque con i tuoi balli che continuano sempre ad essere ballati da tutti quanti, balli per tutte le età. Come? Oh, ma sì, ma l'elle su pam pam. Ah, è pam pam. Evviva. Tipitero, ecco. Io non ci provo a cantare, non è il caso, non vorrei rovinare queste tue meravigliose performance. Quindi il pam pam, tipitero, techiero, e poi il tiki tiki taka, pavo verde, insomma, di tutto e di più ci ha regalato in tutti questi anni. E oggi nel 2019 sei tornata per farci rivivere un evergreen della musica italiana, della straordinaria indimenticata Giuni Russo. Sì, io ho questo è il secondo, perché questo 2019 a marzo sono uscita con il singolo dell'importante finire a ritmo di baciata. Okay. E questo è il secondo singolo dell'album che uscirà nel 2020, che si chiama Te Amo Italia. Cioè, riarrangerò dei brani italiani, delle evergreen italiane in chiave latina, ovvero passerò da un genere all'altro, dalla salsa,
reggaeton, cha-cha-cha, Di quindi... tutto e di più, non vediamo l'ora dunque di ascoltare canzone per canzone per rivivere in maniera straordinaria tutti questi appunto evergreen della musica italiana e in questo periodo non potrebbe essere altrimenti ci stai facendo gustare questa straordinaria canzone Un'estate al mare. Ecco, com'è nata l'idea comunque di riportare tra virgolette in vita questi successi? Oddio, io come ti ho detto prima, scelgo per questo album delle belle canzoni italiane, delle canzoni che un po' anche possono rispecchiare un po' me, no? La mia storia musicale. Assolutamente. Non potevano un album dedicato al meglio ai successi italiani, non poteva mancare l'indimenticabile Giuni Russo. Poi Beh. una canzone che si dice molto perché parla d'estate. Io per Assolutamente. voi, nell'immaginario, io sono l'estate. È vero, è vero, è vero, proprio così. È comunque una canzone che risale agli inizi degli anni 80, ma è sempre attuale perché in ogni estate poi ti viene sempre da cantare, no? Perché una canzone prettamente estiva e tu l'hai riportata nuovamente in vita nella maniera più straordinaria che potevi, non c'erano dubbi assolutamente. E allora, se tu Grazie. sei d'accordo, Cecilia, noi ascoltiamo la canzone e poi torniamo per la seconda parte della nostra intervista. Va bene, grazie. Allora, a tutti voi, Annunciala, sì, vai. un'estate al mare, versione di Cecilia Dei.